Il 1903, il 5 gennaio, è una data importante. Ci soffermeremo su questo argomento sia oggi che domani, 5 e 6 gennaio del 1903. Il giovane Francesco si ritrova a partire, a intraprendere una nuova vita. La curia arcivescovile di Benevento firma la lettera testimoniale per l'entrata in noviziato di Francesco Forgione. La notte, l'ultima, quella che passa con i suoi, il Signore e la Madonna lo incoraggiano e l'assicurano di questa loro grande predilezione. Infatti, alla vigilia dell'entrata in noviziato dal convento di Morcone, il Signore gli concesse una visione importante. Dopo la comunione, gli parve di trovarsi come in un'immensa sala, riccamente addobbata e splendidamente illuminata. Da una parte della sala vi erano moltissimi personaggi di bellezza straordinaria, dall'altra persone orribili. Egli si trovava in mezzo. Un personaggio, Gesù, si accostò a lui, lo prese sotto braccio, invitandolo ad avanzarsi in mezzo alla sala, quando dal fondo di questa vide venire incontro un colosso di forme orribili che si avanzava verso di lui per divorarlo. Egli ebbe paura, ma il personaggio lo rincuorava. Gesù lo rincuorava. Quando il mostro gli fu vicino, cadde come fulminato, gettando così un grido infernale. Allora Gesù gli disse: «Ecco contro chi tu dovrai combattere». E la visione sparì. Era il 5 gennaio del 1903.